Presentato nel complesso monumentale degli Eremitani di Sant'Agostino in Buccino, sede del Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante, il libro Balla Taranta Mia, scritto da Maria Anna Nolè con la prefazione di Eugenio Bennato. L'iniziativa, organizzata dalla Proloco Buccino Volcei nell'ambito del progetto Un libro per Volcei, con la collaborazione della Villani Editore, ha avuto i patrocini del Comune di Buccino, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino, del Consorzio delle Proloco Alto Mediosele Tanagro e del Comitato Provinciale Umpli Salerno. La serata, condotta da Franco Villani, direttore editoriale della Villani Editore, ha visto il susseguirsi degli interventi di Maria Trimarco, vice sindaco ed assessore ai beni culturali di Buccino, di Adele Laggi, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino, e di Marcello Nardiello, presidente della Proloco di Buccino. Nel vasto panorama dei libri che si interessano del tarantismo, l'opera della Nolè ha una connotazione unica. L'autrice, infatti, laureata in archeologia culturale, unisce alle doti di studiosa e ricercatrice anche il suo essere danzatrice di Taranta, qualità che le consentono non solo di parlare della Taranta, ma anche di comunicare le sue personali sensazioni su questo fenomeno definito, di volta in volta, folcloristico, antropologico, sociale e medico. Il libro, infatti, passa in rassegna tutti gli studi compiuti a partire da tempi lontanissimi, dal mondo orgiastico greco a quello romano, religioso, medievale, illuministico e contemporaneo. Si parla di Taranta ed il libro di Maria Anna Nolè è diverso. Perché? Beh, perché è un libro completo in quanto tratta delle origini del tarantismo. Il tarantismo non nasce oggi. Il tarantismo ha origini arcaiche, torniamo alla preistoria, torniamo alla primissima storia dell'uomo. E diciamo che oggi, che è ritornato in voga anche perché la musica ne parla, c'è grande confusione intorno a un fenomeno che per 2000 anni ha diviso la scienza. Ma davvero la tarantola è quel ragno che morsica le persone e che poi queste persone ballano e che per liberarsi devono per forza ballare? O è una suggestione? Guardate che su questo non è che noi dobbiamo andare molto lontano, ma ci sono stati i fior di studiosi. Ricordo Berkeley, 1700, che viene in Italia dall'Inghilterra e quando arriva in Puglia vuole assistere al ballo dei tarantati. Stiamo parlando di un empirista, cioè di gente che usa la ragione, dell'illuminismo. Ma allora, che cos'è la taranta? È veramente dovuta al morso della tarantola o è una suggestione, diciamo, sociale? Ed ecco che Ernesto De Martino, napoletano, nel 1952, la prima volta viene in Lucania, ma ci torna 5 anni dopo, con una equipe multidisciplinare, psicologo, psichiatra, sociologo, antropologo, parapsicologi, guaritori, cioè, si scopre un'equipe per capire questo fenomeno. E De Martino fa una serie di pubblicazioni straordinarie che hanno fatto la storia dell'antropologia in Italia, su De Magia, la terra del rimorso. Caratteristico questo rimorso, morso due volte, è la tarantola che morde e poi rimorde. Insomma, a 2000 anni dalle origini, diciamo, ma anche di più del tarantismo, siamo ad una forma che ha assunto le dimensioni della notte della taranta. Voi immaginate 200 persone a Melpignano che ballano, immaginate Bennato che gira le piazze con Taranta Power da 30 anni, ma immaginate ancora, e qui l'onore me lo dovete consentire perché sono lucana, ad Antonio Infantino, il quale prima di tutti nel 1950 ha scoperto il tarantismo ed ha inventato, ha creato i tarantolati di Tricarico. Scusate se è poco. Ecco, allora siamo in presenza di un libro, come dicevo prima e concludo, che è ricco di osservazioni scientifiche perché l'autrice è una laureata in antropologia, ma l'autrice è anche una tarantata, sì, perché lei dall'età, io lo posso dire perché l'ho conosciuta che aveva 10 anni, mi diceva la mamma,
Il direttore, ma quello vuole sempre ballare. Io gli dicevo, fatela ballare, perché questa è nella sua natura. E lei ha continuato a ballare. Ha continuato a ballare, ma ha anche studiato per capire questo fenomeno su se stessa. Quindi noi questa sera ci troviamo in presenza di una persona che non ha studiato la Taranta dall'esterno, cioè non è una studiosa dall'esterno, è una studiosa dall'interno, perché vede su di sé quali sono gli effetti di questa, diciamo, di questa forma di passione, di questa passione. E lei mi confidava poco anche per strada che la mia telefonata, quando l'ho invitata qui, ha detto mi è venuta a riprendere, perché lei senza la Taranta non può stare. È un libro completo, perché oltre alla ricerca scientifica, e c'è tutta la ricerca scientifica, anche post De Martino, con tutta una serie di antropologia. Voi sapete che De Martino muore nel 1965, da allora sono stati pubblicati tantissimi libri sulla Taranta. E Marianna ne dà un ricco repertorio. E non ultimo, una panoramica sulla musica che si ispira alla Taranta. C'è Sparagna, Bennato, Infantino, Officina Zoè, il Canzoniere Grecanico, I Cantori di Carpino. E poi c'è Marianna Lore con i Ragnatela Folk Band. Un libro per Volcei, una collaborazione in corso. Parliamo del prossimo libro che sarà presentato qui. Beh, certamente il titolo è In sella ad una moto verso gli alunni del sole. Beh, tutti conoscono gli alunni del sole, perlomeno quelli della mia generazione. E abbiamo in questo momento un potentino, Vito Lisi, che è il cantante solista degli alunni del sole, quindi sarà, diciamo, un gran piacere, un grande onore poterlo avere qui, diciamo, in questa prestigiosa sede, a cantare le canzoni che canta tutte le sere, nelle serate con gli alunni del sole. Vito ha scritto un libro, appunto, che è il sogno della sua vita. In sella ad una moto, lui ha rincorso gli alunni del sole, che avevano un cantante, prima di lui, che purtroppo poi è deceduto, e siccome aveva fatto un'audizione, il fratello del cantante ha detto: solo tu puoi continuare l'eredità di mio fratello, perché tu hai, come dire, senti le sue canzoni così come le cantava lui. Io credo che sarà una serata magica anche quella, come questa. La Taranta, un suo amore folle e ventennale. Come nasce questa sua passione? La musica che ascoltavo e che mi piaceva ballare in effetti era il reggae. Poi ad un tratto partecipavo a dei concerti di amici e quando mi trovavo sotto il palco sentivo che con questa biritmia che si trovava nel tamburo quando ascoltavo la musica popolare mi si muoveva, cioè, si muoveva tutto. Io sentivo delle vibrazioni incredibili. E questo ha fatto sì che io cominciassi in qualche modo a predispormi a questa ritmica, a cominciare a capire che cosa succedeva nel corpo, che cosa diceva la mia cassa di risonanza, quello che mi suggeriva. Ebbene, c'è stato un momento in cui questa musica mi ha completamente investita, era un concerto e io ho cominciato a ballare fino a... Non voglio dire a perdere i sensi, perché la lucidità c'è sempre. Il tarantismo non è uno stato alterato di coscienza, c'è sempre una sorta di controllo. Però io credo di aver provato quello che hanno provato molte donne tarantate negli anni 40. Quindi mi reputo una tarantata. Ho sentito una scintilla molto forte che poi negli anni mi ha anche guarita da diverse cose, come dire, ha sciolto dei nodi fondamentali. Quindi mi reputo una tarantata contemporanea per questo. Il sottotitolo Tarantata contemporanea, da dove scaturisce? Ecco, appunto, come dicevo prima, è perché sono stata fortunata in quanto non soltanto ho studiato il fenomeno, ma l'ho provato su di me. Il sottotitolo nasce da una sorta di suggerimento del maestro Eugenio Bennato, in quanto lui mi vedeva adolescente sotto il suo palco che mi dimenavo e ci sono stati momenti veramente che non riuscivo a frenarmi. Cioè, per me questa musica è terapia e non credo ci siano molte persone così predisposte a farsi investire da un determinato tipo di musica. A me è successo. Per cui lui, quando gli ho proposto, insomma, gli ho fatto leggere il libro, la bozza del libro, mi ha detto: tu sei una tarantata, sei un animo puro, questa musica ti investe perché ti prende perché probabilmente a te scioglie dei nodi e crea, diciamo, è iatro musica per te, è una musica di guarigione.
E non succede a tutti, devi essere predisposto a questo. E per questo lui ha detto: tu sei una tarantata contemporanea, forse una delle ultime, non si sa. Quindi io poi l'invito che faccio a tutte le persone che ascoltano questa musica è di lasciarsi un pochettino andare quando ascoltano la tarantella. Perché è una musica consolidata perché nella nostra tradizione e ha questo ritmo che è molto particolare. Nel libro spiego anche questa biritmia, che cos'è. È molto antica perché ce la spiega Pitagora innanzitutto e poi va vissuta. La Taranta quale dottrina del popolo, momento di rituali, storia e consuetudini. Penso che bisognerebbe predisporsi a questa musica e lasciare entrare questo ritmo nel proprio corpo. È una musica particolare perché scioglie delle tensioni, soprattutto le tensioni della vita quotidiana, per cui è probabile che vada a curare, sia davvero iatromusica, cioè vada a curare proprio nel profondo. Le do un input, il tarantismo, balli e musiche tramandati di un meraviglioso sud o solo credenze, follie, artefatte ed esorcismo? Allora, il tarantismo in effetti si trova tra forme di esorcismo ed edorcismo, per cui non si può definire come mero folk, cioè non si può proprio. Tutto quello che vediamo oggi, ovviamente sui palchi, quello che faccio io a livello di teatro, di esibizione, probabilmente è ciò che, non voglio dire ciò che rimane, ma è ciò che è arrivato a noi e probabilmente si può definire folk perché siamo abituati a definirlo tale, ma il tarantismo è un qualcosa di molto più profondo, per cui è storia, è tradizione, è cultura. Voglio dire che comunque questo è un fenomeno che è stato studiato a livello interdisciplinare da medici, da antropologi, etnomusicologi, per cui non si può definire mero folk. Bisogna capire che è una cultura molto, molto, molto importante e assolutamente interessante. Una provocazione, genere musicale o un rituale con finalità commerciali? È assolutamente un fenomeno culturale. Poi diciamo così, la Puglia con diciamo, il presidente della regione Puglia circa 15 anni fa ha saputo fare di questa musica, di questa danza, di questi spettacoli anche un motore commerciale, ovviamente. Sono stati bravi, devo dire. Perché ha creato un movimento molto molto intenso in Puglia e quello che probabilmente in Basilicata noi non siamo ancora allenati a fare. Sì, assolutamente non è un fenomeno commerciale. E qualcosa di commerciale c'è, ben venga, assolutamente propongo anche alla Basilicata e a Basilicata, alla Campania, di scuotersi attorno alle tradizioni popolari. In conclusione, chiariamo un po' le differenze tra Taranta e Pizzica. Allora, il mio libro è anche un'opera che cerca in qualche modo di dissipare questo confronto tra la pizzica e la taranta. La taranta è qualsiasi tipo di animale mitologico e simbolico, Licosa tarentula, che pizzicava simbolicamente le tarantate. Quindi non si può definire taranta la musica guaritrice. La musica guaritrice è la tarantella, che poi viene chiamata pizzica perché è collegata al fenomeno del tarantismo, quindi al ragno che pizzica, e quindi viene chiamata pizzica, ma è una forma di tarantella, mentre la taranta è il ragno. Ovviamente per motivi di appeal, diciamo, perché taranta è più impattante, e allora si è detto balli la taranta, no? Che poi non è neanche male, perché in effetti. Se ci pensiamo, in questa forma di esorcismo in musica, la taranta si impossessava della donna, dell'uomo che ballava e in qualche modo, la spingeva, quindi addirittura le donne avevano le stesse movenze di un ragno quando ballavano. Per cui fondamentalmente dire balli la taranta intesa come musica potrebbe essere sbagliato, ma per questo forse non lo è. Però la taranta è il ragno, la pizzica è la tarantella del sud della Puglia, quindi del Salento. Dottoressa Laggi, un libro per Volcei, una manifestazione che è una marcia in più per le affluenze turistiche. Sicuramente sì. Il libro che presentiamo nell'introduzione ci dice proprio questo. Allora, la comunità porta dentro, anche senza saperlo,
la traccia di quello che è stato il suo passato. E nel DNA della comunità c'è il passato. E tutto il passato, non solo quello più antico delle genti che hanno abitato questo luogo, ma anche quello più recente. E l'espressione umana è il risultato di queste componenti. Allora, questo per dire che questo museo, nel nostro desiderio, più che nella realtà, perché non l'è ancora, vorrebbe essere anche questo, vorrebbe essere un punto dove la comunità si possa riconoscere attraverso l'esposizione di tutto il suo passato. Allora, noi abbiamo esposto i materiali antichi, vorremmo che il museo diventasse anche il posto dove si raccoglie il passato più recente. E questa è una funzione che ancora il museo non ha, ma che sicuramente noi vorremmo dargli e che sicuramente potrà attrarre una maggiore quantità di gente. Noi non abbiamo grandi opere d'arte nel nostro territorio, quindi non potrà mai diventare, ecco, gli Uffizi per dire, però potrà diventare il cuore di questa comunità dove è raccolta tutta la storia della comunità. Nell'esposizione di reperti vascolari nel museo, molteplici le immagini che si rifanno a riti e culti. Possono alcuni di questi ricondurci al tarantismo? Non proprio al fenomeno del tarantismo, ma sicuramente al fenomeno della follia, dell'uscire fuori dal se stesso, dell'essere umano, e della catarsi che da questo, della liberazione che da questo deriva. Per esempio, l'ubriachezza, Dioniso, il vino. Sono elementi che possono portare a questa uscita da se stessi del sentimento umano, che comporta il liberarsi delle ansie, delle angosce, delle preoccupazioni. E quindi è un fenomeno che non è il tarantismo, ma è molto simile. Nel museo noi di queste cose abbiamo una documentazione molto ampia. Perché l'accezione del rituale del banchetto dalle popolazioni greche con cui sono entrate in contatto ha comportato anche la produzione di oggetti per il banchetto, come i crateri, che erano i vasi dove si mischiava vino con acqua, perché bere vino puro era da selvaggi, perché col vino puro si arrivava subito all'ubriachezza. E poi abbiamo una cosa unica in Italia e direi anche nel mondo, che è il più antico pavimento a mosaico di una sala da banchetto, che era una sala destinata proprio non solo al banchetto, ma anche al simposio, che è il bere il vino insieme che si faceva dopo il banchetto e che era il momento dopo un tot numero di coppe, come dicono gli autori antichi, una coppa per sorridere, due per non pensare, più coppe per ubriacarsi, ecco, e con l'ubriachezza uscire e liberarsi dei mali terreni, ecco, e poi tornare in se stessi più sereni. Diverse le case editrici e autori che collaborano al progetto Un libro per Volcei, patrocinato dal Comune di Buccino, un momento culturale che avvicina la popolazione al museo. Sicuramente, da qualche anno abbiamo intrapreso queste attività non solo per incrementare le visite al museo, ma soprattutto per avvicinare i cittadini di Buccino al nostro gioiello che è il museo archeologico, ma non solo. Grazie alla collaborazione del Comune con la Pro Loco e le altre associazioni del territorio abbiamo avuto anche da qualche mese questo riconoscimento di città che regge. Significa che noi con questi progetti avviciniamo le persone a quello che oggi sembra qualcosa di astratto, e cioè la lettura. Con questo riconoscimento ci siamo concentrati anche sull'ammodernamento e sistemazione della biblioteca di Buccino, che da qualche anno non era più arricchita da volumi. E grazie a queste presentazioni si arricchiscono e avremo anche numerosi altri acquisti e andrà in una sede molto più agevole e moderna e con diciamo il digitale, con internet, dove speriamo di aumentare ancora la lettura e la passione per la lettura.